Un'altra cosa che ci tengo molto a dirla, io sono, ma mi conoscete, sono molto impulsivo, molto, che devo dire la mia, devo cercare di cucire il filo anche con argomenti differenti, argomenti che magari c'entrano poco, però chiedo scusa a Paolo, a altri se prima ho messo insomma questa cosa del comune del PD, ma perché anche questo mi ha fatto pensare ai perfetti sconosciuti, diciamo, il fatto di com'era la politica quando c'era per esempio Veltroni come sindaco. È che io comunque sia, si andava, si parlava, si diceva c'è questo problema, c'è questo problema, e oggi invece non è più così la politica, oppure anche con altre cose, con Rutelli era così, molto si è persa questo fatto di poter parlare personalmente con i politici, insomma. E di questo anche sono piccoli messaggi, insomma, che comunque sia, come sempre di dire, giustamente la storia del cinema è la storia del paese intellettuale, è la storia che il paese cambia e il paese adesso c'è più voglia di talent, più voglia di altre cose che io infatti personalmente la televisione non la guardo più. Cioè, io adoro il programma di Ranieri perché ti ricorda i vecchi programmi di Fantastico, le vecchie cose che ti facevano pensare, cercandoti anche di metterti innovativo. L'unico talent che mi piaceva, adesso rivedremo come lo riacchiapperà Raffaella, era The Voice. Perché almeno quella era interessante, era passionale. Insomma, la rinuncia è forte, perché la televisione ormai, cioè, per esempio, quando hanno fatto Morandi su Canale 5, quello era una grande bella cosa. Adesso la televisione è morta, cioè pure sti 20 anni di Porta a Porta ci ha rotto e sarò contro tendenza che non si capirà, però ragazzi, è così e niente, alla fine se vi sono piaciuti, bene. Se non vi sono piaciuti niente, però il cinema deve essere sempre di lunga vita perché il cinema è importante in ognuno di noi. È fondamentale che ognuno di noi tenti esprima, anche io che lavoro nell'esercizio cinematografico, e che ogni volta che la sala è piena, io sono bambino, mi piace, mi eccito, mi carico, cioè, mi dà grinta anche andare avanti nella vita, nell'affrontare cose, cioè, di saper dialogare con il mio pubblico, di saper cercare di apprezzare, di farlo sentire a casa. Tutto questo magari io ho sempre paura che un domani scomparirà, non ci sarà più, insomma, così. Già il fatto che altra denuncia alla politica, che come al solito, indotta magari dall'America, perché dice, o voi Italia siete sempre l'ultimo col digitale e altre storie di qua e di là, eccola lì che però noi ne paghiamo i dazi economici, i dazi di lavoro, perché noi tutto ciò è stato fatto quando noi, e ancora noi secondo me siamo in forte crisi, anche se il governo dice di no. Con il fatto di abbandonare le pellicole, di chiudere gli stabilimenti di sviluppo e stampa, tutto questo è un peso economico
per lo Stato, per tanti cinema che hanno chiuso, per tanti lavoratori che hanno perso il posto di lavoro. E ragazzi, questo non ce lo scordiamo mai, almeno io no. L'ho scritto, ho tentato di diffondere, e poi io sono uno che ama la pellicola e quindi cioè, ci sono cresciuto io con la pellicola. Quindi cioè, stasera devo dire che sono parecchio parecchio creativo di discussioni, anche se dovrei andare a dormire perché è ora e perché comunque sia ci sono tante cose, però sai, quando c'è il momento buono devi approfittare per raccontare poi quello che metto per iscritto, perché tante di queste cose le ho messe per iscritte e le ho dette urlate e sai, non si sa mai chi recepisce o no, comunque poi comunque poi studi e cerchi di tenerti aggiornato, anche se aggiornato è difficile perché quello che desidererei io poi, sai, sono delle esperienze, ad esempio, anche non retribuite, in circuito cinema, nei cinema, perché è vero che uno lavora, però se poi il cinema dove tu stai, non va e non fai altre esperienze. Sì, è vero che c'è sempre la possibilità di andare al supermercato o altre cose, però il mio sogno, vabbè, io lo dico, è sempre quello di un giorno, chissà, assistere realmente all'inaugurazione di un multiplex, come essendo un impiegato lavorativo. Però sono cose che io penso e dico sono troppo assurde sognare, perché come tutte le cose bisogna cercare di studiare, devi cercare di starci dietro e non è mai facile, perché vedi, poi io vorrei stare dietro ogni settimana da decine del, ma non è fattibile, anche perché io devo fare i conti con le mie forze e cose varie così. Vabbè, dice, a me che cacchio me ne frega? Niente, però è un modo per dire le cose diversamente come stanno, insomma. E i giornali, anche quello è una crisi economica. E che vedevo, e che dobbiamo da fare? Noi cerchiamo di tenere tutto quello che riteniamo importante. Ho visto che la futura generazione non ci aiuta in anche rompere con difficoltà delle tendenze che non sono buone, rischiamo, io sempre penso alla terza guerra mondiale, lo dico così aspramente, ma il mio pensiero ci sta quotidianamente.